Super aggiornato, super assurdo, super tutto quanto incredibile. Allora, per me è veramente passato un po' di tempo dall'ultimo episodio di Palworld. Per voi no, perché calcolate, io avevo registrato talmente tanti episodi di Palworld lo scorso mese che per voi non mancherà il feeling di Palworld. Però per me è passata più di una settimana. Infatti ho scaricato l'upgrade Sakurajima. Ci ha messo pure un po' a scaricare l'aggiornamento. Infatti io vedo una roba laggiù che dovrebbe essere quella specie di oleodotto sus, ragazzi. Però, assolutamente, Sakurajima non la voglio neanche vedere, perché prima di tutto, in questi ultimi episodi di Palworld, prima di magari dedicarci a una specie di season 2 su Sakurajima, io devo esplorare tutto quanto, ragazzi. Assolutamente voglio esplorare prima il gioco base e eliminare tutto quello che posso, catturare tutto quello che posso, le torri intanto non riusciremo a fare, e poi ci dedicheremo con calma a Sakurajima, ragazzi. Quindi, io direi di partire subito con un'esplorazione incredibile, ragazzi. Mi pare che nello scorso episodio avevamo iniziato l'esplorazione sus e non avevo trovato niente. I proiettili ce li abbiamo. Ah, giusto! Avevamo scoperto il lingotto di metallo raffinato. Ma ci possiamo fare qualcosa? Ah, potrei farmi un elmetto meglio. 4 componenti, 40-20. Facciamoci questo elmetto buono, ma. Sto cercando di ricordare che io avevo sbloccato l'elmetto. Eccolo, vedi? Ma dove lo posso fare questo? Lancia meteo, ragazzi. Quanta roba hanno messo? Mamma mia, ragazzi. Hanno messo una quantità di roba assurda. Si può realizzare con una fabbrica per la produzione in serie. Io mi sa che non ce l'ho la fabbrica in produzione in serie. Ah no, ce l'ho. No, non ce l'ho. Serve la fabbrica, mi sa, di produzione in serie di armamenti, che io mi sa non ho mai fatto, ragazzi. Aiaia. Camerino per PAL. Ragazzi, che è questa roba qui? Scusatemi. No, questa devo capire. L'hanno messa a nuovo l'aggiornamento, ragazzi. È la prima volta che entro, quindi se mi vedete un attimo confuso, cambia la skin. Vabbè, praticamente adesso quando useremo Shota avremo Shota Swag. Vabbè, carino. Hanno aggiunto che puoi mettere e non far vedere l'elmetto. E hanno addirittura aggiunto che possiamo usare 4 accessori. Ma per adesso non lo possiamo fare, ragazzi. Wow. Hanno messo pure una nuova animazione molto carina per quanto riguarda le uova. Fanno un suonetto simpatico. Molto carina questa cosa. Allora, io direi di andare da qua e si va avanti. Va bene, andiamo. Allora, ho sentito un suono strano prima. Il simbolo di un meteorite? Un PAL nuovo? Fichissimo! Xenovader! Che nome cazzuto! Quindi questo è un PAL che si può trovare perché casca con i meteoriti. Guarda che attacco assurdo! Dai, ne devo catturare uno, ti prego. Vedo che non l'hanno migliorata, ragazzi, il fatto che i PAL hanno uno di vita, ma devono riuscire a scappare lo stesso dalla sferetta, eh? Proprio questa è una cosa che non miglioreranno mai. Ok, abbiamo catturato uno. Ecco qua. Che droppano? Frammento di meteorite, beh, giustamente. Frammento di meteorite, sì. Ah, io non so a cosa servono i frammenti di meteorite, però l'idea che tu puoi fare queste robe è fichissima, lo ammetto. E sono pure tanti, oh. E pesano un botto, ovviamente. Sono contento, ragazzi. Già prima novità, per noi, non male. Eccolo, Xenovader. Mi mancava, ragazzi, un pochino esplorare in Palworld, Questi episodi, ragazzi, sono tutti esplorazione, perché voglio assolutamente cercare di completare la mappa prima che continuino ad aggiungere robe, ragazzi. Quindi con calma si esplora tutto. Già una cosina nuova abbiamo scoperta. Non è male, assolutamente. Super uovo elettrizzante. Vabbè, meno male. Un Serfant al 16. Ok. Jormungandr. Ma non è tipo il nome del serpente della mitologia nordica, scusami. Al 45! Scusami, appena ho fatto la battuta che questi erano forti! Ma è fichissimo! Quanto danno gli faremo? Va benissimo. E anche lui si skippa per la prossima volta. Ragazzi, al 45, ma siamo seri? Com'era che in quest'area c'erano i PAL deboli? Tu, ragazzone, rimani qua. Io avrei assolutamente bisogno di livellare io e i miei PAL, però purtroppo le torri, ragazzi, avete visto, la terza torre è impossibile. E mi avete detto una cosa simpatica che purtroppo non sono riuscito a fare, ma a quanto pare fino a tot tempo fa c'era un glitch per fare le torri. Io ovviamente, ragazzi, sono arrivato tardi. Mannaggia. Allora, ci sono altri PAL un po' più fattibili, tipo quel bestione mi ha fatto un attimo riflettere. Un po' di Univolt che attaccano una base nemica. Che poi, ragazzi, lo stesso discorso che vi facevo l'altra volta, per me è inutile catturare PAL così avanti di livello,
perché sono basso di livello io. Già ho catturato Gelina, che era al 40, se non sbaglio, me l'hanno messa al 37. Quindi io devo cercare di catturare PAL di questo livello per la speranza di 6 di livello. Sicuramente una cosa che dovrei fare è tornare sulle isole che avevamo, mi sa, esplorato negli altri episodi. Quelle isole sus che appena entri c'hai tipo le stelline di GTA. E lì magari catturare quei PAL lì. Quelli magari potrebbero regalarci forti emozioni. Però non lo so. Sakurajima ci sono dei PAL interessanti. Vedi, uno l'abbiamo già trovato. Mi spiegate perché ci sono tutti questi PAL sugli alberi? È una nuova moda? È tipo il terzo PAL che vedo incastrato su un albero. Vabbè, sus. Qui si possono farmare gli Univolt. Ah, hanno messo pure un'animazione per le uova quando le raccogli per vederle. Carina pure questa. Ma hanno messo le mine nei cosi. Scusate ragazzi, hanno messo un sacco di feature nuove, vedo. Ah no, è che lanciano le granate. Ma dai, ma hanno reso più cattivi gli umani? Wow. E tra l'altro non ho ancora scoperto dove si trova il carbone. Perché l'altra volta l'avevamo trovato il carbone a culo, mi sa, no? Tipo due pezzettini. Però non è che ho capito ancora dove sta il carbone. Abbiamo trovato un'altra torre, ragazzi. Vabbè, forza dei fagino, troveremo qualcosa. Qui c'è star bambù. Isola dimenticata. Spostamento rapido. Proviamo ad andare in quest'isola dimenticata. Magari ci regala delle sorprese. Oh, finalmente un dungeon. Oh, meno male, va. Un dungeon. Un boss, diciamo, dentro un'arena. Territorio della notte oscura. Che c'è qua dentro? Un Felbat al 23. Vabbè, ragazzi, mi va bene tutto, guarda. Andiamo a vedere questo Felbat al 22. Beh, ma è fichissimo. Mi piace. Beh, è una specie di pipistrello fichissimo. Beh, Felbat, che cosa poteva essere? Ammazza, me ne avevo un fabbro, mi dicono. Dai, Volpino, vai. Vai, Artiglio, facci vedere come combatte un vero pro. Ok. È il momento di cominciare a catturarlo. Vai. Oh, prima botta? Ragazzi, attenzione! Abbiamo catturato un Felbat. Non ha delle passive incredibili, però, ragazzi, almeno è qualcosa. Andiamo avanti. Direi di proseguire dritti, ragazzi. Non so dove ci sta portando questa esplorazione sus. Andiamo sempre dritti, magari quest'isola dimenticata c'ha qualche altra cosa di dimenticato. Oltre a un Felbat sus. Una chiesetta sus con un tizio dentro. Isola dimenticata, rovine della chiesa. È diverso da quel mercante che abbiamo incontrato l'altra volta. Ce ne servono 18 su 27. E tu, amico? Mercante di medaglie. Avvicinati, vendo ottime merci. Compra. Ah, lui vende. No, vuoi vedere questo chi è? Vuoi vedere che questo è il tizio che ti vende la roba del PvP? Quindi potrebbero averlo implementato da poco, con l'ultima espansione. Ma dai, figo. Io ipotizzo Sakurajima non sia a nord, vero? A meno che Sakurajima è quella laggiù, vicino l'albero. Non lo so, ragazzi. Sono un po' confuso. Però sicuramente no, perché queste due sono le torri che già mi segnava l'altra volta, che sono quelle che erano nel gioco base. Secondo me Sakurajima, sì, potrebbe essere a nord, perché vedi, magari da questa parte oppure sotto, chi lo sa. Ora noi facciamo un giro sus e cerchiamo di esplorare questa parte al centro, eh. Ah, invece ho ragione io, vedi che siamo vicini a Sakurajima, ragazzi? Questa Croagiro, questa è palesemente una creatura di Sakurajima, ragazzi. Quindi Sakurajima è a nord. Vabbè, questo vorrei catturarlo però, eh. Un Croagiro. Ok. Va bene. Tu invece, amico? Vabbè, non mi ha detto niente di interessante. Vabbè. Allora, mettiamoci Saltina, ma. Mi sa che faccio prima a correre con lei. C'è partita. Ragazzi, c'è un motivo se è una mount assurda questa. Ok. Bisogna vedere se queste rane le hanno messe qui. Tanto per mettere pure i PAL di Sakurajima in giro per la mappa base, perché altrimenti la gente, se non va lì, non c'è speranza che trova roba, eh. Può essere pure sta cosa, ragazzi, eh. Però dai, due PAL nuove abbiamo trovato. Qui ci sta una marea di rane, me lo devo ricordare, proprio una marea di rane. Allora, quest'isola non mi ha regalato niente, ragazzi. Andiamo avanti. Oh, attenzione, Dumud al 14. Beh, porello, un po' debolino. Dumud al 14 mi dà l'idea di simpatico, credo. È un pesce? Ma sei bellissimo. Ma dai. Non lo posso neanche colpire troppo forte perché ho paura di ucciderlo. No, aspetta, questo lo catturo così, facciamo prima, dai. Speriamo di non ucciderlo, eh. Avevo fatto tipo qualche episodio fa, ragazzi, la battuta che secondo me Palward aveva bisogno di più pesci. Ma è bellissimo, hai visto che faccia simpatica che c'ha? Dai, bellissimo. Va bene. Ed era un boss, non ci posso credere.
Doomud. Peccato che al 14, ragazzi, altrimenti ero tentato di portarlo tipo a livello 1000. Ragazzi, ho paura di shottarla male, però vediamo un po' se di non shottarla, va? Vediamo un po'. Vabbè, non l'ho uccisa, meno male. Ecco fatto. Prima botta, dai. Molto bene. Le rane secondo me le hanno resi nemici base, perché altrimenti non è possibile che so beccare tutte queste ranocchiette simpatiche. Ammetto che il nome della ranocchietta è molto simpatico e mi piace il fatto anche che gli abbiano dato l'animazione che ti tira questi colpi d'acqua incredibile col suo stick incredibile. Ah, vedi, qua c'è il farming di quei uccellini sus che si fanno scoppiare. E c'è anche un Doomud. Ah, ok, quindi Doomud si possono trovare in questa zona sus. Va bene. Vedi che si fanno saltare qua? Vedi? Quelli sono impossibili da catturare. Come fai a catturarli se si fanno saltare in aria? Ci vuole una vita a catturarli, 10 di quelli. A meno che li trovi nelle uova. Pure questo è vero. Quivern al 23? Ok. Ok, andiamo da questo Quivern, che mi sa che l'abbiamo incontrato negli scorsi episodi, sono sicuro. Mi sa che è il drago quello bianco simpatico. È bellissimo questo, è il Dragonite di Palward. Carino. Molto bello. Credo sia di ghiaccio lui, quindi è perfetto. Ok. Grande artiglio, cattivo. Ok. Sedici. Dai, 48. Preso, dai. Certo, però un pal del genere che mi dà l'idea di un pal, insomma, che sta in un ambiente innevato, l'abbiamo trovato proprio qui in mezzo, un po' susso, però vabbè. Sono contento, ragazzi, oggi è andato sicuramente bene come episodio. Abbiamo sicuramente trovato un sacco di cose. Poi una cosa mia, che è una mia mancanza, è il fatto che ho fatto pochissimi dungeon su Palward. Veramente, veramente pochi dungeon. Pure voi mi avete detto che si trovano oggetti spicy dentro i dungeon. A questo punto io farei una specie di unione qui in mezzo, da qui fino qua giù, e ci fermiamo, che dite? Così abbiamo fatto un bel pezzo di esplorazione sus. Secondo me potrebbe essere una grande idea, ragazzi. Quanti sweeper sto trovando, ragazzi? Assurdo. Devo cominciare a catturarli, questi sweeper. Qui in mezzo c'è proprio un'altra tipologia di ambiente, non c'è sempre la zona verde, ma dai. Dig Toys, ma quanto sei figo. Zona calda, sus. Ce l'ho la magliettina appresso a sto giro, non mi freghi, Palward. È una tartaruga trivella. Ma è bellissimo, al 18. Wow, guardalo. Ma dai. Ma sei fighissimo. E questo invece mi sa che è l'uccellaccio che stava a Sakurajima, eccolo. Catturiamone uno. Ah, non lo posso catturare? Sì, invece. Dai. Mi sa che questo video lo chiamerò tipo un assaggio di Sakurajima. Presa. Ok. Dai, ero 38. Lo sapevo che catturare un pal così mistico mi avrebbe aiutato. Qui stanno catturando un Mammorest che penso vada bene così. Ma guarda questi tartarugotti che camminano tozzi. Ma sono bellissimi. Sono contento, abbiamo trovato pure un altro pal simpatico. Beh, andiamo avanti, ragazzi. Comunque ho scoperto che pure questi pennuti sono stati implementati nel gioco base. I Tokotoko si possono farmare tranquillamente nel deserto. Ma tu pensa, molto figa questa cosa, mi piace. Ti prego, se è quello che penso, ragazzi, è il finale di episodio più bello della vita, eh? Ragazzi, ragazzi, vi prego. Abbiamo trovato il farm del carbone. Ragazzi, sono soddisfazioni. Mi devo fare un segno sulla mappa, ragazzi. Qui c'è un farming di carbone. Anubis al 47, ragazzi. Come fa a non essere figo un pal che si chiama Anubis? Però sta al 47, ragazzi. Io lo lascerei qua nel deserto a star tranquillo, eh. Ah, perfetto. Abbiamo trovato un checkpoint, ragazzi. Ci fermiamo qua, alla grande. Dai, torniamo alla base. Assolutamente qui a fare il carbone proprio a go-go proprio. Qui c'è l'elmetto. Ci mettiamo pure l'elmetto nuovo, che non fa manco male. Siamo un pochino più protetti. Voglio provare una cosa, ragazzi, vuoi vedere che quella tartaruga che abbiamo trovato, secondo me la possiamo mettere in base e ci potrebbe dare una grossa mano. Ah, hanno cambiato tutto, guarda che roba. Ah, dove sta il tartarugotto che abbiamo trovato? Lo sapevo, 3 di minerali, mamma mia, ragazzi, questo mi sa che è un toro, lo sostituiamo al cinghialotto. Io direi che per questo episodio di Palo incredibile è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio di Palo, dove continueremo l'esplorazione sus cercando di capire come si fa l'armatura nuova, perché vorrei dare un'armatura nuova a questo povero personaggio incredibile. Al prossimo episodio.